Franz, che cosa hai scritto sulla maglietta? Randaggio? Oh, yeah. Randaggio coi papaveri? Randaggio coi papaveri. Perché? Cioè, randaggio lo capisco, ma cioè, perché hai unito i randaggi con... I papaveri sono... sono quelli di Fabrizio. Ah. Sono mille papaveri rossi, io sono randaggi. Che succede? Che c'è la Nokia, il microfono, è successo il panico qui. Allora, cos'è successo? Ed è subito panico perché non ti sei tolto la giacca e non si è sentito. No, i papaveri certo sono quelli di Fabrizio, vale a dire Fabrizio De André, con il quale... La maglietta che ho usato durante il tour, per tutto il tour. Mitico tour PFM De André, quante tappe avete fatto? Perché 30, poi con Fabrizio? Sì. 32? No, di più. No. Assolutamente di più, adesso... Non ricordo, però sono tantissimi. Sul mio libro c'è scritto il 32. No, sbagliato. È sbagliato. Senti, ma li vogliamo vedere subito, allora, qualcosa di De André? Magari manderei il vostro omaggio a De André, poi vediamo qualcosa più del tour. Vai. All'ombra dell'ultimo sole s'era soffito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. La 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 la. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Vesti di un parroco non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione, benefimero della bellezza, l'obolo accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano. Anche a Corsi e Santa Maria, no? Stefano, a Corsi e Santa Maria. Come vi siete conosciuti con De André? Visto che sei partito con De André, cominciamo con lui. Mi siamo conosciuti perché avevamo registrato un album con lui, no? Uno dei suoi album. E lì è nata la... ci siamo conosciuti, è una persona abbastanza particolare all'epoca. Definisci particolare? Particolare perché quando faceva un lavoro doveva veramente chiuderlo perché non riusciva a fare un lavoro, poi lo lasciava lì. Quindi i dischi erano molto sentiti, le canzoni erano sempre provate, riprovate, i testi. E quindi quando abbiamo finito di fare questo disco, ci siamo trovati con l'amicizia era cresciuta, per cui gli faccio una proposta indecente, dico: ma perché non andiamo in tour? Ah no, non ci voglio andare, figurati, non mi piace, non è... Cioè tu hai avuto l'idea di fare il tour e lui... L'idea di fare il tour perché è una cosa che secondo me stava nelle cose. Cioè la cosa è nata perché abbiamo fatto un concerto vicino a casa sua, in Sardegna. Lui era tanto tempo, voleva smettere, voleva non cantare più. Però gli amici della PFM che hanno fatto un disco insieme a me vicino, dai andiamo a trovarli, è venuto, l'indomani ci ha invitato a fare un pranzo a casa sua, nell'aia come nei film, sai, quei bei pranzi così. Abbiamo fatto questo pranzo bellissimo, ci siamo divertiti tanto. Il menù te lo ricordi? Il menù no, però mi ricordo che lui a un certo momento ha detto: se c'è qualcosa che mi potrebbe fare tornare a cantare sul palco, sarebbe avere una band come voi dietro, almeno sarei tranquillo. Era una persona abbastanza inquieta sul palco lui. Ma era inquieto anche nella vita, basta ascoltare le sue canzoni. Sì, è nata questa idea perché avendo lavorato tutti insieme come band al suo disco che aveva fatto, io gli dico: guarda, hai un vantaggio, hai fatto questo disco, il prossimo lo farai fra 4-5 anni, il tempo che ci metti. Allora, intanto andiamo. Là già si rideva perché... Allora, perché non facciamo una tournée, perché è più bello, prima di tutto siamo in giro, è diverso. E lui dice: mi piacerebbe. Allora con questa cosa qui piano piano siamo partiti e ha accettato di fare questa cosa perché non l'aveva mai fatto e perché gli ho detto: oltretutto, se noi facciamo un disco live, a parte che un disco live tiene molte canzoni che sono quelle che hai cantato nel disco di studio, per cui c'è differenza nel suono, in quello che succede.
e tu non devi fare nessuna fatica a scrivere cose nuove, perché abbiamo delle cose, certo, che ne faremo in tour, e anche la casa discografica sarebbe felice perché si ritrova un disco che funziona. Allora lui ha detto, lì mi piacerebbe. Ho cominciato così. E già in realtà a parlare questa cosa genovese. Ha permesso, e tu già hai fatto il verso genovese, Bellini, piacere. Sì, così, si fa così. E quindi abbiamo cominciato a fare la tournée, poi gli è piaciuto e poi è diventata... Ci torniamo, però volevo ripartire da voi, peraltro sono 50 anni, no, di carriera dedicata ai Dreamed of Electrical Sheep, che poi è il titolo del, il vero titolo di Blade Runner, romanzo, esatto, di Philip Dick. Esatto. Io sono una cultrice di Philip Dick, per cui quando ho visto Electrical Sheep ho detto vabbè. Anche noi. Ah sì, eh? Siamo due... Siamo messi bene, benissimo. Siamo pazzi furiosi. Cioè Philip Dick è uno struttore di fantascienza... Philip Dick è il nostro idolo. ...completamente folle... che ha inventato tutta la fantascienza che abbiamo anche contemporanea. Nella, l'idea nasce proprio dal fatto... Novecento parliamo. L'idea nasce dal fatto che la domanda è, ma gli androidi sognano pecore elettriche? Allora noi abbiamo pensato che se uno è stressato, cosa fa? Cioè stressato voglio dire, va in giro la macchina tutto il giorno... Non conti le pecore, sei talmente eccitato che sei lì che stai ancora pensando a quello che fai. Ascoltiamo un po' dei vostri successi intanto. Classifica Billboard, giusto? Sì. Franz Diciocio è anche commendatore, cavaliere, cosa sei? Commendatore della Repubblica, nominato da Giorgio Napolitano. E avete suonato in tutto il mondo, dal Giappone al Sud America e una volta anche di fronte alla regina madre d'Inghilterra. No, lì non abbiamo suonato di fronte però a lei. Però l'avete incrociata questa signora. L'abbiamo incrociata perché eravamo al Royal Albert Hall, dovevamo fare un concerto. Posticino. Sì, un posticino carino. Un po' dietro casa. Esatto. Una cosa carina. E dovevamo fare un concerto lì. Eccoli, meraviglia. Eccola qua. Aveva il cappello, giusto appunto, come sempre nella vita. Sì. Vedi, stavamo facendo le prove, il pomeriggio, il sound check, e poi lei andava invece a... inaugurare una scuola di ballo al quinto piano della torta, perché sembrava una torta, il Royal Albert Hall. E ha sentito musica, ha detto, cosa succede? È un gruppo italiano che li voglio conoscere. Così. Allora è venuta. E che stavate suonando? Arriva... No, famo... noi stavamo provando, stavamo facendo il sound check. Suoni. Per esempio c'era questo strumento che è il Moog, che fa delle cose pazzesche, può fare qualsiasi strumento. E in quel momento stava suonando e stavamo facendo qualcosa di musica classica. E allora lei si avvicina e chiede, ma cosa stanno suonando? Che cos'è questa? Allora, Albinoni, madame. Fa, that's Albinoni, madame. That's Albinoni, certo tono. That's Albinoni, madame. L'adagio. E la cosa divertente, vedi, che io ho una maglietta con scritto Gibson, che non è una chitarra, no? E il fotografo di quella cosa lì, di quel pomeriggio, fatto le foto, è venuto da me e mi ha detto, io rappresento questo, quell'altro. Volevano comprare la foto per la pubblicità, sì, certo, sì, con la regina madre. Sì, sì. Senti, mi avete fatto venire voglia di rivederla, la rivediamo insieme. Che personaggio.
bene. Non sono pazza, è la regina Elisabetta, però evidentemente non ci siamo capiti. La regina madre è la mamma, ci siamo capiti con chi ha fatto la clip, e la regina madre è la mamma di Elisabetta, nonché consorte Queen Mary, di Queen Mary. Queen Mary, e peraltro no, fu la moglie che durante la seconda sì. guerra mondiale sostenne il re, allora balbuziente, esatto. No? Cioè, esatto. Poi del film meraviglioso, il discorso del re. Vabbè, abbiamo chiuso la parte citazioni. Senti, e poi nella vostra carriera anche tanti incontri, abbiamo parlato di Andrea, ma ne parleremo ancora. E c'è stato anche Dalla a un certo punto, Lucio, per te e Franz, no? Perché sono andato alla batteria. Sì, io sono andato alla batteria per diversi artisti, per cui ci ritroviamo, ma soprattutto c'era anche lì una grossa amicizia, perché poi noi siamo un gruppo particolare, perché quando andiamo in studio siamo musicisti che lavorano insieme per creare magari un brano, e spesso e volentieri siamo ritrovati a farlo con artisti che invece erano solamente cantanti, no? Oppure erano... Anche con Lucio Battisti, se non erro. Con Lucio Battisti, certo, ma lui era talmente bravo in sé che era uno spettacolo essere lì mentre faceva i pezzi nuovi che gli venivano. Che cosa avete fatto insieme con Lucio? Io ho fatto con lui moltissimi pezzi, adesso te li dico tutti, sono complessi, però per dire Acqua Azzurra, Acqua Chiara è una roba che non si può dimenticare. Certo. Mi ritorna in mente, non si può... Tutti questi brani qua, io lavoro e penso a te, via dicendo. Che personaggio era Lucio? È uno che amava assolutamente il suo lavoro, e quando si sedeva sul piano o con la chitarra doveva andare avanti fino a quando non aveva finito. Per cui era un cantante da gruppo. Lui si considerava un cantante da band. Non un band. Solista, cioè doveva stare insieme comunque, esatto. Piaceva stare insieme. E poi era molto simpatico, cosa che... molto divertente anche, cosa che non sembra, perché... E tipo che dice? Che ma non so, le battute costanti. No, quando faceva un pezzo bello faceva, oh, scusa il guanto, Scusa il guanto? Scusa il guanto. Che vuol dire scusa? Alla romana vuol dire, scusa se ho fatto una cosa bella. E scusa il guanto? Scusa il guanto. Non l'ho mai saputa, ma insomma, vi vediamo insieme a Lucio Battisti. Scusa il guanto. Scusa il guanto, Lucio. Let the sunshine, quella è stata l'iniziazione, perché voleva imparare assolutamente. Allora abbiamo lavorato su questo tempo, poi abbiamo fatto questa cosa tutti insieme, tutti i batteristi che c'erano in quello spettacolo. È stato molto bello. Perché... E quindi tu hai insegnato a suonare la batteria a Lucio Battisti? Un po'. Scusa il guanto, ma ha fatto progressi? Sì, ha fatto progressi, guarda, lì suona assolutamente bene. Solo merito tuo? No, non è merito mio. Sto scherzando. È merito del fatto che è un musicista straordinario, non solo quello, prendeva il piano e suonava. Prendeva la chitarra, suonava il basso, cioè tutto ciò che gli piaceva lo contaminava. Poi c'era una cosa molto divertente di Lucio, che una volta ero a casa sua e eravamo con il camino, sua moglie, eravamo lì così, e lui a un certo momento prende la chitarra, e come si fa quando in qualsiasi casa italiana, no? Si prende la chitarra la sera e cosa si canta? Si canta pezzi di Battisti. E lui ha preso e cantato i pezzi di Battisti come se fosse una persona normale che cantava i pezzi di Battisti perché gli piacevano. Adoro, ora li sentiamo i pezzi di fantastico. Battisti, va così, li cantiamo tutti quanti insieme in studio, io già vi vedo, vai. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, mi stai facendo paura. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi. Emozioni.
Volevo quello che voglio raccontare, quando ha fatto Emozione, l'ha fatta talmente bene che piangeva. Tu chiamale se vuoi Emozioni, è un racconto straziante, di una bellezza straziante. E quando l'avete incisa piangeva? Sì, lui tutte le volte che faceva i brani li faceva lì al momento, non è che poi si metteva e si rilavorava, perché proprio li faceva come un artigiano, no? Come si fa ora? No, no, è vero, si fa esatto. Ora, esattamente, si fa molto. Si fa così perché dà comunque un altro senso la musica fatta dove tu lavori e la senti tra le mani che si muove, cambia e diventa quello che pensavi che dovesse diventare e di fatti lo diventa. Queste Senti, sono le cose belle. Poi la voce che rimaneva, molto spesso, sai, quando si fa un disco c'è di solito il cantante fa la voce guida che permette agli strumentisti, al gruppo di suonare e così. E poi fa la voce vera, tutto così. Okay. Si teneva quasi sempre la voce guida. Perché andava bene. Diventava quella buona, perché aveva il sentimento, aveva l'interpretazione giusta, aveva tutto quello che doveva avere, insomma. Sì, perché poi puoi migliorarla, magari come tono, puoi migliorarla una parola perché l'hai detta meglio, però quando la fai al momento, poi lui la faceva direttamente con la chitarra. Questa era la cosa bella di questo modo di lavorare. Senti, invece, Impressioni di settembre com'è nata? Che ha compiuto 50 anni, no? Il vostro capolavoro assoluto. Lei, 50 anni. È nata da un brano molto particolare dove la svolta grande è stato il suono che c'era. Al di là del brano, il brano è molto bello, il testo è bello, non c'è niente da dire. Soltanto che c'era qualcosa che non funzionava. Quando tu dici ho quasi paura che si perda, la canzone si ferma. E lì entra questo strumento che si chiama Moog, che è uno strumento pazzesco perché è un strumento elettronico dove tu puoi fare tutta una serie di modulazioni e questo cambia. E questo suono ha anche, Patrick è bravissimo, può dire meglio di me, c'ha il glide. Che cos'è il glide? Un sintetizzatore praticamente, quindi ha un controllo totale del suono, dell'articolazione, del suono e via dicendo. Ma la cosa è che la prima volta che veniva usato in Italia, noi abbiamo provato a fare la frase in tutti i modi, con la chitarra, col flauto, e non funzionava. Fortunatamente in quel momento Emerson e Ken Palmer avevano fatto uscire un disco dove c'era il Moog. Abbiamo sentito il Moog e abbiamo detto, cos'è questa roba? Serve. Questa è la cosa. Allora siamo andati da Monzino, che era il distributore, e Franz si è parlato con Monzino, non so come ha fatto, si è fatto dare un Moog. Guarda, secondo me... Sì, no, ti ricordi che dicendogli se vedrai che se te lo dai ne vendi almeno 20. Ti sei già venduto tantissimo. 2000. Ah, certo, quindi avete fatto voi da apripista allo strumento. No, allora, ascoltiamo. C'è anche gratis. C'è anche Franco Battiato, perché anche lui l'ha cantata. Due versioni. Il cavallo tende il collo verso il prato. Resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. Un cavallo tende il collo verso il prato. Resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, 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 cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di se stesso. No, 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 cosa sono adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. E il Moog non c'era. Come? Non c'era il Moog. Non c'era. Lo recuperiamo, magari lo riascoltiamo se riusciamo a farlo nel frattempo. Quante volte vi hanno chiesto perché vi chiamate PFM, Premiata Forneria Marconi? Diciamo che ce l'hanno chiesto,
però hanno capito subito che era una cosa strana, nel senso che significa gente che lavora con le mani. Siamo tutti forneria? Siamo tutti forneria. Beh, in America ci chiedevano chi è forneria, chi è Marconi e chi è premiata. Who is PFM, who is premiata, who is Marconi? Sì. Sì, pensavano a Emerson e Campano. Era ah premiata, certo, a chi è premiata, chi è forneria. Sì, sì. Adoro. Vai Massimo, il nostro quiz è dedicato a loro. Eccoci qui, il quiz è dedicato a questo punto a gruppi molto meno noti di voi, però che hanno anche loro un nome un po' bizzarro, originale. Io vorrei interpellare oggi gli affetti stabili, voi sicuramente lo saprete, quindi non lo chiedo a voi, gli affetti stabili e magari anche il pubblico, sulla seguente domanda. Eccola qui. Quale tra questi non è il nome di un gruppo musicale realmente esistito? Ascoltate un po' che nomi. Abissi Infiniti, La Bottega del Falegname, Sbranco e le Purghe Elettriche, Raccomandata con ricevuta di ritorno. Scavate un po' nella memoria, cari affetti stabili. Cioè, uno solo non esiste? Uno solo non è mai esistito, gli altri tre ma sono... Ma vogliamo interpellare pure il pubblico? Come no? Partiamo dal pubblico, Serena, ma che non dici? Lo so, visto che... E allora sì, io ho adoccato qui i primi tre ragazzi a cui chiederei di alzarsi in piedi, se è possibile, e scegliete una risposta. Cioè, poverini, questi sono appena arrivati e già li mettiamo in croce. E sono anche giovanissimi, tra l'altro. Cioè, questi, sono meritano. Sono gruppi degli anni 70, questi. Non si googla. Che dite, ragazzi? Sceglietene una. Io direi la prima. Secondo te, Abissi Infiniti. Abissi Infiniti, sì. Anche voi due, ragazze, siete d'accordo con lui? Io direi Raccomandata con ricevuta di ritorno. Cioè... Ok, allora il pubblico dice Abissi Infiniti. Raccomandata ricevuta. Io dico quello delle Purghe perché guarda veramente. Cioè, scusami, c'è la ragazza scherzando. Che non ha parlato. A parte presentatevi, come vi chiamate? Ben trovati, benvenuti. Ragazzi. Ciao, tu sei? Gloria. Gloria. Gloria, secondo te? La seconda. Secondo te La Bottega del Falegname? Sì. Ti sembra anche più normale come nome rispetto agli altri? No. Va bene. E i nomi degli altri due quindi sono? Io sono Matteo. Matteo ha già detto Abissi Infiniti e anche... Non esiste. Io sono Sara. Cioè, La Bottega del Falegname. Abissi Infiniti. Sara dice Abissi Infiniti. Nessuno ti segue, lo chiederei a questo punto... Lo chiediamo ai musicisti, magari loro erano anche membri di questi gruppi. Noi diciamo La Bottega del Falegname perché Geppetto come frontman... Sì, c'era Pinocchio cantante solista. Allora... Io vado con la risposta del pubblico a questo punto, visto che è la prima volta che gioca, loro a maggioranza hanno detto Abissi Infiniti, ragazzi dovrete studiare anche voi, non è Abissi Infiniti, il nome, l'unico nome che non esiste in effetti è La Bottega del Falegname, esisteva La Bottega del Fabbro, ma non La Bottega. Idea. C'è La Bottega del Fabbro, c'era. Infatti, La Bottega del Fabbro esisteva. Quindi era trabocchetto. Certo, tra l'altro Sbranco e le Purghe Elettriche, a me risulta che abbiano addirittura aperto dei concerti della PFM, voi avete fatto tanti di quei concerti, non ricorderete neanche. Però tornando a De André comunque cantato, e anche voi, Maria nella Bottega del Falegname. Quindi un cerchio che si chiude. Bravi ragazzi, lo stesso. Chi è che l'aveva detto? Gloria, sì, no, va bene. Okay. Gloria l'aveva detto, va bene, devo sempre pensare a tutto io. Lo vediamo questo concerto mitico, peraltro raccontato da un bellissimo documentario di Walter Veltroni, perché si era persa, erano perse le immagini. PFM e Fabrizio De André. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paure. Erano gli specchi d'un'avventura. La 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 la. Il quinto dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Il lama che zappa la terra, volta la carta, si vede la guerra. La guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina sulle sue scarpette blu. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Amai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente. Dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono più.
dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. I mille papaveri della maglietta di Franz Di Cioccio. Ma è vero, Patrick, che litigavate spesso? Sì, è vero, sì. No, beh, litigavamo. Non è che Fabrizio era molto facile litigare con Fabrizio. Fumino, era Fumino. Però era altrettanto facile fare pace, cioè durava pochi minuti. Ma è vero che ti scrisse un biglietto una volta? Diciamo. Ah, sì, no, questa è stata una cosa abbastanza tosta. Eravamo a Napoli, c'era la guerra civile fuori, perché sai, era l'epoca di Autonomi, Riprendiamoci la musica, via dicendo, tutte queste cose qua. Incendiavano le macchine, polizia, sparavano. Cioè, una cosa gli anni di piombo. Esatto. Allora, io ero con Fabrizio e con Dorighezzi, eravamo chiusi in un camerino. I ragazzi erano usciti, erano andati a mangiare e non riuscivano più a entrare perché non si riusciva, c'era la gente che faceva casino, insomma. E quindi Fabrizio era molto teso, anch'io ero un po' teso, cioè tutti eravamo tesi perché ogni tanto si vedeva un poliziotto passare pieno di sangue, insomma, robe così. E Fabrizio a un certo momento, con questa tensione che aveva addosso, ha trattato un po' male Dori. E io ho reagito, cioè io gli ho detto: ma cosa stai facendo? Cioè, perché stai? E abbiamo avuto una discussione molto forte, molto molto forte. Siamo quasi venuti alle mani, stranamente, perché c'era, sai, quella tensione incredibile. Allora a un certo momento ci siamo fermati, io mi sono seduto in un angolo, lui si è seduto nell'altro, e poi dopo un po' ha tirato fuori il suo quaderno e ha cominciato a scrivere, si è alzato, è venuto verso di me, mi ha dato lì il foglio, un foglio di carta, e è tornato a sedersi, senza dire una parola. E che io l'ho scritto? Guardato, c'era una poesia che lui aveva scritto al momento, con a Patrick sotto, via dicendo, la data, eccetera, eccetera. Me l'ha data, io l'ho presa, l'ho guardata, senza dire una parola, l'ho messa via. Però, e poi, come se niente fosse... In qualche modo ti aveva chiesto scusa senza chiedertelo, sì, donandoti, esatto. Ma poi la è successa una cosa divertente, sì, sai, noi facciamo... ci muoviamo tutti i giorni, quindi è facile perdere le cose anche così. Quando Fabrizio ha deciso, quando abbiamo fatto il disco, lui ha chiesto la Ricordi di mettere questa poesia nel disco, perché voleva che fosse anche all'interno del disco. E allora mi hanno chiamato perché questa poesia non esisteva, c'era l'unica cosa, ce l'avevo io, perché lui non se la ricordava, figurati, l'aveva scritto così, no? Allora mi hanno chiamato, mi hanno detto: senti, dovresti darci la poesia di Fabrizio perché la dobbiamo... E io ho detto: sì, certo, certo. E poi ho detto: oddio, dove l'ho messa? E ho cominciato a cercare dappertutto, non la trovavo più, ero disperato. Poi alla fine l'ho trovata tutta spiegazzata e dentro a una valigia da qualche parte. Perché siete maschi, così, un po' non te ne abbada i ricordi. Ma no, ma sai, ma quando vivi queste situazioni, li vivi come se fosse tutto certo. Normale. Cioè non c'è niente che ti... E ci accorgiamo oggi, no, quanto ci manca invece Fabrizio. Certo. Quando Fabrizio era in ospedale, per esempio, questa è una cosa che personalmente è una cosa... Quando Fabrizio era in ospedale, io sono andato a trovarlo una volta, e poi adesso, oggi, mi dico: ma io dovevo andare tutti i giorni. Perché un'occasione così, un amico così, tutti i giorni. Invece... Hai questo rimpianto un po'? Beh, i rimpianti sono difficili, Sono difficili i rimpianti perché non sai mai quando ti acchiappano a un certo punto. Adesso l'abbiamo ricordato e Patrick si è un po' commosso. Ed è giusto commuoversi perché, insomma, andate in ospedale a trovare le persone a cui volete bene. Certo. Non date nulla per scontato, ma sono certa che Fabrizio lo sapeva che gli volevi bene, altrimenti quella poesia non te l'avrebbe scritta. Allora, da maggio in tour, quindi avete già cominciato con Storia di un minuto, ho sognato per pecore elettriche, siete in giro per il mondo. Da Storia di un minuto a pecore elettriche e viceversa. Cioè, da Malta c'è tutta Italia e oltre. Il disco è questo, I Dream of Electric Sheep, ho sognato pecore elettriche, sono ben due EP. Grazie di essere stati con Solo noi. Solo una piccola cosa, volendo aggiungere. All'inizio del tour facciamo un paio di concerti con Giovanni Sollima. Sì, Cento Cellos, che è una cosa meravigliosa. Una cosa... Ne abbiamo già fatto due o tre e noi non vediamo l'ora perché è molto emozionante. Poi suona veramente bene, poi Giovanni è una cosa
fenomenale. Grande musica di cui siamo orgogliosi, siete patrimonio nazionale, non a caso, insomma, le onorificenze.